Io molto sono innamorato oltretutto delle Marche e sono venuto qui proprio con il piacere di venire a Pesaro. Pesaro è una città ospitale, ho visto che c'è stata anche da parte dell'amministrazione un'accoglienza giusta, quindi questo ha dato risultato, solo che purtroppo non abbiamo avuto la resa come di solito di un numero più elevato di macchine, perché la situazione sanitaria adesso per alcuni impedisce gli spostamenti. Però è una carovana che abbiamo piacere comunque di averla fatta. Questa era nata come manifestazione per marzo, quando è scoppiato il problema del virus, e si chiamava carovana di primavera perché a marzo, e abbiamo quindi abbandonato. Di solito noi a settembre facciamo una manifestazione che si chiama Classic Tour, che dura 6 giorni. L'anno scorso siamo andati in Slovenia. Quest'anno, che eravamo nella situazione che o di saltare Classic Tour o di fare una cosa piccola, abbiamo pensato di rifare quello che era il carovana di primavera, riportarla col nome di Classic Tour e che ha la durata di 3 giorni. È un piacere vedere tutte queste macchine che rendono Piazza del Popolo più gioiosa sicuramente. Tanto qui viene di tutto, in questo caso direi che la bellezza ha un tasso più elevato del solito. Ci sono dei modelli veramente interessanti, le macchine d'epoca sono tutte belle naturalmente, però ce ne sono alcune che hanno, come dire, una marcia in più, non necessariamente meccanica. C'è la Lancia Aurelia B24, la stessa del film Il Sorpasso, indimenticabile, poi c'è la Lancia Aurelia B20, ci sono delle Mercedes 190, cioè macchine che hanno fatto la storia, veramente la storia dell'automobilismo. Ed è stato un piacere dare una mano ad Alberto Ghini, presidente del club di Cesena, che ha scelto Pesaro come prima tappa di 2 ore, prima di proseguire per Marotta, Senigallia e poi passare agli altri 2 giorni nella provincia di Fermo. E quindi come pesarese, come appassionato di auto d'epoca, sono stato ben felice di dare una mano per collaborare dal punto di vista logistico e burocratico, diciamo così, per aiutare invece di farlo venire da Cesena, occupandomene io per alcuni aspetti, e quindi ho trovato molta collaborazione. E poi, a proposito di collaborazione, dobbiamo ringraziare anche la Protezione Civile, che ci garantisce con un paio di volontari il non assembramento.